Ogni giorno in Ticino si verificano 3 furti con scasso e quelli che vedete sono gli abitanti di una delle zone più colpite del cantone. Paola Leoni. Sì, siamo qui con alcuni cittadini e cittadine, delle quali però sentirete soltanto la voce. Perché non ve la sentite di mostrare il vostro volto? Beh, perché abbiamo ansia, un po' di paura e quindi è meglio evitare. Quindi preoccupazioni, paure, eppure siete qui, avete accettato di parlare questa sera, perché? Perché non ci sentiamo neanche più al sicuro in casa, abbiamo paura. Noi siamo qui questa sera e lo avete capito, queste persone vogliono far sentire la loro voce e hanno tanto da dire. E noi vogliamo ascoltarle, farle dialogare con chi può fornire delle risposte. Il sommario di Patti Chiari. Sotto assedio. Palazzi presi di mira dai ladri. Porte forzate, appartamenti messi a soqquadro, oggetti preziosi trafugati. Tra paura, rabbia e esasperazione, la protesta dei cittadini. Sempre peggio? Parla chi ha subito un furto, i danni, i traumi e i dati. Ma davvero i furti sono in aumento? Quando la serenità viene rubata. Andate sul sicuro! Finestre chiuse, serrature rinforzate, via agli oggetti che possono aiutare i malfattori o tentarli. I consigli antiladri. Furti nelle case, avete sentito? Preoccupazione, rabbia, paura. Buonasera, buonasera a tutti, sono queste le prime impressioni che avete colto già da questo collegamento con questo quartiere. Tra un po' vi svegliamo dove siamo. E, tra l'altro, ad ascoltarli con noi in studio c'è qualcuno che ha subito questa esperienza proprio da pochissimo. Quando? Da pochissimo, 9 giorni fa, mercoledì 25. Mercoledì 25? Sì. E dove e come è successo? Allora, è successo nel nostro appartamento al secondo piano a Breganzona. Alle 11.45 del mattino sono uscito a fare una corsetta, mezz'ora, sono tornato alle 12.30. E mezz'ora? Sì. Tra l'altro stiamo vedendo alcune delle foto che lei ci ha dato una volta rientrato e ha constatato questa tremenda situazione. Quanto ne hanno portato via? Allora, ci hanno portato via diverse migliaia di franchi in contanti, e dei gioielli di famiglia ereditati dalla nonna, dalla mamma, di qualche decina di migliaia di franchi. Mamma mia, un colpo grandioso per i ladri. Sì. E, ma, ecco, dopo verremo a questo aspetto, cioè soldi, contanti in casa. Sono aspetti a cui si pensa sempre dopo. Sempre dopo. Sempre oggi dopo. Come vive? Si sente insicuro? Oggi mi sento di aver commesso, secondo me, delle ingenuità. Ecco. Non ho tanto... È più mia moglie che è più colpita dal punto di vista della sicurezza e forse è più traumatizzata di me. Io invece mi sento di aver commesso degli errori. Degli errori. Sì. Allora, beh, questo è già importante perché affronteremo questi temi, paura, preoccupazioni, errori, anche traumi, è vero, Eleonora Terzi? Sì, certo, traumi e paure che possono condizionare i cittadini e la loro percezione della paura. E allora è proprio questo che abbiamo voluto indagare, proprio questo aspetto, con una domanda nel nostro sondaggio. Ha più paura dei furti oggi o 10 anni fa? La grande maggioranza, il 55%, ci dice oggi, perché 10 anni fa è solo il 14%. È una risposta che vedremo tra poco fa riflettere. Continuate a rispondere al nostro sondaggio e a scriverci le vostre domande. Benissimo, allora analizzeremo meglio questi dati per cercare di capire che cosa c'è dietro, se davvero c'è un'esplosione e che tipo di esplosione, ma torniamo brevemente ancora un attimo dagli inquilini di questo cantiere, di questo quartiere che sono così preoccupati. Paola. Sì, qui in effetti si respira questa preoccupazione e capirete perché fra poco nel servizio vedrete cosa è successo a queste persone che vivono poco lontano da qui, in alcune palazzine, siamo a Pregassona, un quartiere di Lugano. Prima però vorrei farvi vedere un video che ci è stato consegnato, si tratta di un video girato poco dopo un furto. La persona che ce l'ha dato non parlerà questa sera, l'abbiamo detto, non è facile, però lo guardiamo insieme e lo faccio commentare a uno di voi perché insomma... Siamo appunto nella zona delle vostre case, magari chiedo a lei ha visto già questo video, lo faccio partire, e come si è sentita? Beh, sicuramente mi ha sconvolto perché è una situazione alla quale può capitare anche a noi e quindi questa cosa non ci fa paura.
insomma, perché non ci sentiamo al sicuro a questo punto, vedendo questo video ancora di più. Ecco, questa è la situazione di video come questi e forse anche di peggio, mi dispiace dire, ne vedremo nel corso dei servizi anche, Lorenzo. Sì, è vero Paola, lo vedremo tra pochissimo. Allora dicevamo 3 furti al giorno, ogni volta è un impatto psicologico che può essere anche pesante. Allora rifacciamo sentire le storie di questi cittadini, quello che è successo, le immagini, sono delle immagini per certi versi clamorose perché hanno filmato i ladri. Quindi vedremo quello che è successo e poi ci poniamo la domanda, siamo davvero davanti a un'emergenza furti nella Svizzera italiana? Partiamo da questo primo filmato, ne vedrete diversi, primo filmato realizzato come tutti gli altri di questa sera da Gio Pieracci e Gioele Di Stefano. Sono 3 ragazze, sui 25 anni forse, non so dare un'età. Sono passati su dalle scale a piedi perché non prendono l'ascensore. E sono arrivati davanti alla mia porta dove io ho una videocamera di sorveglianza proprio nello spioncino. Ecco cosa ha ripreso l'obiettivo nascosto nello spioncino. Controllano, poi una sale, salgono subito dopo anche le altre due o viceversa. Si fermavano davanti alle porte, origliavano, guardavano la luce dagli spioncini per capire se ci fosse qualcuno dentro e poi decidevano dove entrare. Il tutto silenziosamente, comunicando a gesti. Obiettivo: scegliere con cura dove colpire. Quel giorno non c'era non solo nessuno nel mio appartamento, ma non c'era nessuno neanche nel pianerottolo. Non c'era nessuno. E loro hanno potuto agire indisturbate. Cosa vi ha detto la polizia di questi ladri? Chi sono? Ci hanno detto che molto probabilmente sono rom che arrivano dall'Italia. Vanno e vengono. Gli inquilini di questi palazzi nella zona di Via Ceresio a Lugano vogliono restare anonimi. Si sentono sotto attacco. Poco prima di Natale hanno cominciato a rubare in questi palazzi. Si sono susseguiti poi 3 furti, 22 dicembre, 27 gennaio e poi verso la metà di marzo. In questi 2 palazzi hanno rubato 3 volte, quindi 2 volte nel mio e 1 volta in quello accanto. In casa tua cosa hanno preso? In casa mia hanno preso quasi tutto, borse di valore, hanno preso gioielli, orecchini, orologi, soldi, quel tanto che hanno trovato. Hanno guardato anche dentro il freezer, come se qualcuno potesse tenere soldi dentro il freezer, ma a quanto pare così è. I furti con scasso nelle abitazioni, nell'arco di 3 anni, sono aumentati del 70%. E anche se allargando lo sguardo agli ultimi 10 anni le cose sono andate decisamente migliorando, il recente aumento di furti preoccupa. Nel 2023 il Ticino è stato sempre più nel mirino dei ladri. 2 presunti ladri sono finiti in manette nella tarda serata di sabato. La percezione della ricchezza in Svizzera attira bande criminali dall'estero. Prese di mira sono state in particolare abitazioni, auto ed esercizi pubblici. È l'alba di un giorno qualunque. Seguiamo una pattuglia della polizia cantonale a Lugano. L'attenzione oggi si concentra proprio nelle zone calde per i furti. Nelle adiacenze proprio del centro, nelle adiacenze della stazione ferroviaria. E poi dipende, ci si sposta anche un po' più larghi. Via Ceresio è anche stata colpita frequentemente di recente. La zona di Via Ceresio. Proprio quella da cui siamo partiti.
questa inquilina non è l'unica ad essersi dotata di videosorveglianza. Al piano di sotto qui un'altra cam, anche perché qua, come si può vedere, hanno tentato di entrare e svaligiare l'appartamento. Tra di noi abbiamo fatto anche un gruppo WhatsApp che qualsiasi segnalazione ce la scriviamo e singolarmente tanti hanno iniziato a mettere l'allarme. Ci tuteliamo così finché non... per forza, finché non vengono prese. Lei vedendo queste immagini cosa ha provato? Paura e... e dei termini che non posso ripetere. Paura, rabbia, odio. A scatenarli anche video come questi. Immortalati da telecamere di sorveglianza private. Circolano online. E vengono condivisi, raggiungendo rapidamente centinaia di utenti. Qui siamo a Riazzino. Due giovani a volto scoperto nel piazzale di un'azienda. Fortunatamente i veicoli sono ben chiusi. E loro se ne vanno a mani vuote. Altri due uomini all'opera, di notte, addirittura in un garage. Le videocamere di sorveglianza non sembrano preoccuparli. Anche loro sono a volto scoperto. Furti, con o senza scasso. C'è chi da giornalista ha raccolto per anni le testimonianze delle vittime. Oggi però tocca a noi raccogliere la sua. Dopo averla raccontata tante volte, una storia così, ti viene voglia di capire anche un po' cosa succede, cosa c'è dietro, oltre al fatto di essere anche un po' arrabbiati, perché a un certo punto ti dici sono qui tranquillo a casa mia, cosa diavolo viene a cercare dentro la mia macchina che non c'è nulla. Anche qui a Camorino, i furti nel quartiere negli anni hanno spinto diversi cittadini a dotarsi di telecamere di sorveglianza. So che dai vicini erano mancati dalle macchine, erano mancati spiccioli, erano mancate tessere di benzina. Più di recente, 3 anni fa, sempre in primavera, è capitato 2 volte. Ecco la prima. 2021, in pieno giorno, davanti casa. 2 uomini, volto scoperto e la tina di birra in mano. Desistono di fronte alle portiere chiuse. Pochi mesi dopo, le cose vanno diversamente. Una domenica io ero in casa, a un certo punto sento suonare l'allarme dell'auto. Esco, non vedo niente, non vedo nessuno, mi chiedo cosa possa essere successo, vado di nuovo a controllare le immagini e vedo che un ragazzo ha cercato di infilare le mani nei finestrini che avevo lasciato un po' aperti perché era una domenica quasi estiva, era un po' caldo. In quell'anno i furti senza scasso come questi sono stati 199. Da allora sono quasi triplicati. Sommati ai furti con scasso, l'anno scorso siamo arrivati a quota 788. Numeri che esasperano i cittadini. E io a quel punto lì ho detto adesso basta. Perché se era scappato a piedi doveva essere per forza in zona. Ho preso l'auto e l'ho trovato. Trovato e filmato una seconda volta dalla telecamera sul cruscotto dell'auto. Ho chiamato la polizia e poi, grazie alle immagini della telecamera sull'auto, sono riusciti a scoprire lui, chi fosse, la sua complice e poi una piccola banda, anche lì dedita ai furti nelle auto. Abbastanza immagini dettagliate. Piccola criminalità della zona, ma la polizia mette comunque in guardia. Anche lì c'è stata un'inchiesta. Mi hanno un po' sgridato perché potevano effettivamente reagire male, non sono stato proprio prudentissimo, ecco. Torniamo al giro di pattuglia della polizia cantonale. Milano, presso Gioia Tria, S.A. Allarme scatto. Per voi, intervento primario. Via Nassa, sì.
Egli Erco, ascolta, noi siamo in strada di Gandria, lontano, per intervenire giù là. Prendi nota che siamo qui, che magari sbarriamo Gandria, eh? Gandria è sempre comunque un posto già sempre presidiato, quindi è un valico possibile, ma meno utile per chi è qui, e chiaramente con l'intento di commettere illeciti. Esattamente. Ci sono altre vie di fuga meno presidiate, più facili per accedere chiaramente alla vicina penisola. Un valico questo, già sorvegliato costantemente. Altrove non è così. Da dove erano entrati quella volta? Erano entrati proprio da qui, dalla finestra che c'era qui, perché era libero, quindi spaccavi il vetro e entravi direttamente nell'appartamento. Non mai il solito, dopo buttano per aria tutto, per alla fine due gioielli vecchi, marci. Erano posteggiati giù alla curva vicino casa e c'era giù uno, penso che fosse il palo, diciamo. L'ho salutato, era un'auto nera targata Italia, se non mi sbaglio. In effetti qua siamo... Era ragazzo Jean-Claude Burri quando i ladri sono entrati in questa abitazione di Castelrotto, una frazione di Tresa vicinissima alla frontiera. Ce l'abbiamo di fronte, il confine sotto la Tresa e la montagna Ligia è Italia. Quella è Italia? Dunque. Quella è Italia, sì. Chilometro, più o meno. E in macchina? Macchina 5 minuti. 5 minuti, eh. Una vicinanza che, nonostante i tanti anni passati da quel furto, continua a preoccupare. A noi dispiace un po' che i valichi non siano più presidiati, perché era un po' un senso di sicurezza. Ecco, tu puoi passare quando vuoi, uscire a Cremenaghi, a Fornasette. Tante volte passi e basta. Dopo è vero, magari fai 100 metri, c'è il blocco, ti fermano. C'è stata un'impennata di furti a Mendrisio lo scorso anno, sono quadruplicati quelli con scasso rispetto al 2022. Da un lato il ritorno alle attività commesse da alcune tipologie, soprattutto le bande in provenienza dall'area metropolitana di Milano. Un tema caldo da anni. Alle ripetute richieste ticinesi di presidiare i valichi minori, Berna finora ha risposto picche. In passato, sottolineando il calo della criminalità. Oggi, ritenendo più efficaci telecamere e pattuglie mobili. Intanto, a protezione di casa Burri ci sono antifurti a quattro zampe. È passato prima a salutare. Quanti ne hai di cani adesso? Cani ne abbiamo due adesso, sì. C'è il Rocky. E lui è antiladri. Lui è molto antiladri, sì, no, lui... Io non entrerei senza di noi. E poi c'è la Ciao, piccolina, Rocky. L'ultima arrivata, la blu. Sì. Fanno una bella guardia. Sarà il posto, la sorte, boh, non lo so. Non è che la vivi proprio come un pericolo costante, cioè non è che ci ammaliamo. Però ogni tanto se vedi, non so, una sigaretta nel prato, sulla tua proprietà o così, tac, butti l'occhio e dici, aspetta un attimo, cos'è, come mai? Allora magari chiedi, è stato qui qualcuno, hai visto qualcuno? Quindi girano. Bisogna stare all'occhio. Eh sì. In effetti, in questi anni, diversi episodi hanno messo in allarme la famiglia Burri. L'ultimo, pochi mesi fa. Una sera eravamo vicino alla stufa, poi il cane ha cominciato a abbaiare, mio figlio mi fa, non hai sentito il rumore? Io faccio, no, ho sentito niente. Vabbè. Il giorno dopo, la mattina, siamo andati a spasso con i cani, mi è scappato l'occhio sul pilastrino e ho visto che c'era un simbolo, qualche segno, non so, così. Ecco il simbolo. Poi siamo andati a vedere cosa significava, si vede su internet. In teoria dovrebbe essere attenzione cani. In internet, in rete, c'è una lista di segni che vengono o che dicono vengono utilizzati per indicare persona sola, un nucleo familiare, abitazione con cane. Nel tempo abbiamo constatato che questi segni non sono più utilizzati realmente. Non si capisce bene se è un mito che veniva utilizzato una volta. Attualmente non abbiamo elementi oggettivi che ci possano comunque portare a credere che vengano ancora utilizzati oggi come oggi. Siamo di nuovo con la polizia cantonale. L'allarme del furto alla gioielleria è rientrato. Ma è a Pregassona che qualcosa attira la loro attenzione.
È un attimo. E siamo con loro all'inseguimento. Hai visto la polizia? Li abbiamo persi? Ebbene, tra poco, pochissimo, vedrete come è andato a finire questo inseguimento nei confronti di questo sospetto ladro intercettato, guarda caso, e forse non guarda caso, a Pregassona, proprio dove abbiamo sentito collegati appunto gli abitanti del quartiere che hanno subito diversi furti ultimamente. Allora, signor Carrer, che cosa l'ha colpita? C'è qualche somiglianza con quello che è successo a lei, qualche elemento che l'ha colpita? Sì, mi hanno colpito diversi elementi. Il primo è la solidarietà per queste vittime che hanno subito quello che ho subito io. Ho notato in alcune immagini delle serrature, ho notato delle similitudini, la sveltezza dei ladri, il fatto che origliano nelle porte. Ho immaginato che abbiano potuto fare lo stesso con me. E poi mi sono venute in mente quattro cose che magari poi possiamo un attimino... Comincia a dirne una. Una. Una, la serratura. La serratura? Sì. La sua? La mia, debole, pessima e non adatta neanche a prevenire un furto perché si apriva in pochi secondi. Cioè le ha sbagliate tutte lì. Sì. Diciamolo, sì. serve. Sbagliando si impara, sì, speriamo, no? E anche per tutti quelli che ci stanno seguendo. Allora, poi affrontiamo gli altri aspetti, perché potrà parlarne con il nostro primo ospite di stasera, il portavoce della Polizia Cantonale, Renato Pizzolli. Buonasera! Salve! Buonasera, salve! Prego, signor Pizzolli. Allora, torniamo subito a Pregassona. Ha sentito le preoccupazioni. Cosa si sente di dire a queste persone? Tra l'altro Pregassona è una delle zone, quei quartieri lì, tra le più colpite, diciamo, del Ticino? Diciamo che i centri urbani sono le zone più colpite in Canton Ticino, quindi zone densamente abitate sono colpite da questo genere di furti. Pregassona ultimamente ha vissuto diversi episodi, una quindicina di episodi tra il 2023 e il 2024. Perché si teme tanto l'effetto frontiera, abbiamo sentito, no? Vicino alla frontiera c'è più rischio, così in realtà non è così, la realtà è che si colpiscono di più i centri abitati, Bellinzona e Lugano sono quelli che hanno più furti. Diciamo che il Canton Ticino è un cantone di frontiera e la mobilità dei malfattori è evidentemente non è così legata proprio alla zona di confine strettamente. E i centri più densamente abitati offrono dei vantaggi e quindi il luganese, ad esempio, la città di Lugano, può essere evidentemente colpita con più intensità rispetto a altre zone. Anche perché c'è proprio l'offerta del mercato. Proprio per la conformazione. Anche questi palazzi un po' così, dove c'è una forte concentrazione, un po' molto simili, forse più anonimi o no, ecco, un po' in un villaggio evidentemente uno si nota di più, no? Ci sono delle tipologie di autori che hanno degli obiettivi ben precisi. La tipologia di autori descritta in questo filmato predilige questo tipo di palazzi. Dicevano Rom, temevano fossero Rom, pensavano fossero Rom. Solitamente voi li avete prese? Sono sedicenti che possono essere cittadini Rom, sedicenti minorenni. Sedicenti? Sedicenti nel senso che molto spesso non hanno documenti di identità e possono essere sia uomini che donne o ragazzi che ragazze. In un caso abbiamo potuto fermare due persone, imputare diversi reati tra Lugano, Manno, Pregassona. Perché ne fanno tanti in serie. Che li fanno in serie. Ok, allora io mi tornerei a collegare subito con Pregassona. Allora Paola, qui c'è il portavoce della polizia, sentiamo un paio di reazioni, cosa hanno da chiedere, che cosa vogliono dire. Beh sì, comincerei da qui. Che cosa volete dire al portavoce della Polizia Cantonale? All'inizio coi furti c'erano controlli, pattuglie che controllavano la zona e poi diciamo che adesso è già un qualche mese che non si vede più nessuno. E visto che sono dei quartieri
abbastanza che sono stati presi di mira, mi chiedo perché ci avete abbandonato così. Vi sentite abbandonati? Certo. Farei subito replicare, Paola. Pizzolli, cosa vuole dire? E qui io parlo a nome della polizia in senso lato, perché in realtà è la polizia comunale che ha, soprattutto in una città come Lugano, il contatto più diretto con il cittadino e un ruolo di prossimità. So che fanno molti sforzi in questo senso, anche di pattuglia, e hanno degli agenti di quartiere. Magari sollecitare di più un contatto con questi agenti di quartiere, dico, mi prendo la libertà di parlare in questo modo, sollecitare sebbene, vuol dire chiamare la centrale, prendere il contatto, perché dire, comunque sono presenti, okay, in zona, e quindi così creare questo contatto ancora in maniera più Paola diversa. Sì, qui vedo dei volti un po' sconcertati da queste parole. Credo che voi abbiate anche scritto alla polizia, avete fatto molti sforzi in questo senso. Esatto. Eppure mi risulta che avete, dopo la nostra intervista, avete ricevuto nuovamente delle visite indesiderate. Cos'è successo? Sì, in pieno giorno ero a casa che riposavo con due bambini piccoli. All'improvviso sento la porta, un rumore alla porta, e per fortuna il cane abbaia. Con la baia del cane io subito vado a guardare dallo spioncino della porta e vedo uno col cappuccio che scappa. A oggi mi chiedo, quando ci penso, ma se il cane non abbaiava e questo entrava dentro... Perché voi stavate dormendo? Sì, se entrava dentro me lo trovavo dentro con due bambini piccoli. Cioè, e questo spaventa, penso... Tantissimo. Moltissimo. Molto. E noi abbiamo visto, nel vostro caso c'erano queste immagini, giovani donne a volte scoperto su per le scale, sono state filmate, le immagini sono state date alla polizia, eppure a quanto sappiamo queste persone sono ancora, non sono state fermate, non sono state arrestate. Questo vi fa paura, che siano ancora in giro? Assolutamente sì, perché si potrebbe ripetere benissimo la stessa situazione. E viviamo veramente ogni giorno con il dubbio che possa entrare qualcuno in casa quando tu esci magari semplicemente per fare una spesa, perché tutti i furti sono successi di sabato o comunque anche in settimana. Di conseguenza non siamo sicuri, non siamo tranquilli. No? Proprio vi sentite proprio sotto assedio. Questo, su questo avete qualche domanda, da dire alla polizia? Io una domanda. Con questi video filmati, foto belle nitide che si vedono bene in faccia, io mi chiedo come mai non sono state ancora prese. Bene, domanda molto chiara. Una domanda molto chiara e molto interessante. Perché sì, vabbè, anche la risposta deve essere il video, sebbene sia estremamente riconoscibile, rappresenta una persona che non ha né un nome, né un cognome, né una residenza. E riuscire a dare un nome e un cognome a una persona in questo senso, in assenza di altri elementi come delle tracce, come una targa di un'auto, come altri indizi che possono portare a risolvere un'inchiesta, non è così semplice come potrebbe sembrare la nitidezza dell'immagine. Nel caso in cui si parla, in realtà dei passi in avanti sono stati fatti circa l'identificazione, ma una volta che si è fatta l'identificazione bisogna anche reperire queste persone, quindi rintracciarle, poi trovarle. Non risiedono in Svizzera, non avete in questi sospetti casi, di dove? Non risiedono in Svizzera. Non risiedono in Svizzera, sicuro, in questo caso, ma una volta anche che dovessero venire prese, bisogna poi dimostrare, certo, oltre a ogni ragionevole dubbio, che sono loro ad aver commesso il furto e non essere state presenti nella zona. Allora, abbiamo sentito un paio di cose. Agiscono a volto scoperto, in pieno giorno, in maniera quasi come se sentissero impuniti, impunibili. Come mai? Ma più che sentirsi impunibili, devono mimetizzarsi con l'ambiente circostante, cioè devono potersi muovere in tutta libertà all'interno di un palazzo con persone che possono scendere dalle scale in qualsiasi momento. Se fossero vestite di nero, incappucciate, probabilmente questa individuazione sarebbe più facile. I tempi? Quanto dura in media? Abbiamo sentito a casa del signor Carrera quanto... Sono stato via in totale 45 minuti. 45 minuti. Mediamente quanto dura un furto? È difficile fare una media, ma però sono molto rapidi e si parla di pochi minuti. Agiscono in maniera estremamente sistematica all'interno dell'abitazione, andando a cercare dove è possibile che qualcuno nasconda dei soldi. Quindi mirano alle camere, sanno dove. In dipendenza del tempo vanno in camera da letto, in bagno. In bagno, i soldi in bagno. In bagno anche e in sala. C'è chi mette i soldi in bagno. In sala.
Lei non li aveva in bagno. Loro vanno lì. Però non ci risulta che siano andati in bagno. Loro vanno lì a dipendenza dal tempo che hanno, perché evidentemente se il tempo è più lungo, poi visionano meglio evidentemente l'appartamento. Eleonora? Sì, da casa arrivano testimonianze di persone che hanno subito dei furti e una domanda da Alessandro che ci dice: sono stato derubato, i ladri sono stati arrestati la sera stessa, ma l'area furtiva non è stata recuperata. E questa è una situazione che succede spesso, di non recuperare quanto è stato rubato oppure no? In termini generali, sì. Sì, non è facile recuperare la rifurtiva. Ma sparisce, li prendono la sera stessa e l'hanno già eliminata? In un caso del genere è meno frequente, nel senso che molto spesso è più facile che se viene preso nel momento stesso la rifurtiva venga recuperata. Però se se ne è liberato o l'ha consegnata ad altre persone e non si riesce nel corso dell'inchiesta ad arrivare, evidentemente questa non è più recuperata. Quindi il fatto di trovare l'autore non vuol dire essere risarciti ricevendo indietro la rifurtiva, che molto spesso non è un valore unicamente venale, ma è anche affettivo. Lei ci spera di ricevere indietro, prima di tutto che vengano presi i ladri, ma che ricevere indietro la rifurtiva? Sì, e allora anche a secondo quello che mi hanno detto, che mi ha detto la polizia e la scientifica, no. Non c'è speranza? No. Perché ha detto che i gioielli di poco valore, tra l'altro i ladri hanno scelto attentamente, in questi pochi minuti hanno lasciato la bigiotteria e hanno preso solo gli oggetti. Quindi anche capaci di Quindi capaci di anche scegliere. Di distinguere. La polizia mi ha detto che le cose non vendibili oppure non riciclabili le buttano via addirittura o le fondono. E... Quindi non c'è speranza, lei dice? Secondo me no, poi non si sa mai. Ha detto, la scientifica ha detto che capita di ritrovarla, sia gli autori che la refurtiva stessa. Allora, lei aveva anche qualche altra domanda, la affrontiamo subito dopo, andiamo a vedere com'è finita, non la dimentichi però, è la domanda che voleva fare, perché ci teniamo, andiamo a vedere com'è finito questo inseguimento nei confronti di questo sospetto ladro, se poi lo era davvero, lo guardate, e poi vi facciamo vedere anche un caso veramente clamoroso di furto che rappresenta un'esperienza davvero sconvolgente per chiunque si trovi in quella situazione. Ancora Gio Pieracce, Gioele Di Stefano. Seguiamo le sirene per tornare sulle loro tracce. Sì, vieni qua. Andiamo al muro. Hai addosso qualcosa, metti, stai qua. Poi il fermo. Tu respira, adesso siamo fermi. Respira tranquillo. Tutto bene, dai. Forse volta corri meno. Su, bene, dai. Tieni su che ti devo perquisire, dai. Appoggiati qua, guardare che le gambe. Il motociclista è andato in terra. Ma dove? Perché ti tieni qua? Lo conosciamo bene. L'uomo è il presunto autore di un furto con scasso in un'abitazione quella notte e di altri furti, sempre con scasso, in alcuni esercizi pubblici costatigli l'arresto. Quella lì è cocaina? Quello che messo lì si per terra, quella rossa. Puoi sederti un po'. Respira, tutto bene. Prendi fiato, ok? Prendi fiato. Ok? Ora anch'io ho il fiatone, ben corso un po'. Fai respiri profondi. Abbiamo riconosciuto un personaggio quale era sospettato comunque di diversi anche furti fatti nei giorni passati. Ho posteggiato l'auto e siamo partiti. Vi ha visti, è scappato. Sì, sì, ci ha visti e ha cominciato a correre. Siamo messi un po' all'inseguimento, inizialmente intimandogli di fermarsi, dal momento che non si è chiaramente fermato, ha iniziato comunque una fuga
fuga a corsa ci ha costretti praticamente a seguirlo. Sono arrivate subito diverse pattuglie. Sì, massimo un minuto e mezzo erano qua quattro pattuglie a darci manforte. E soprattutto grazie alle indicazioni dei cittadini anche, perché lungo la corsa due o tre persone mi hanno indicato la direzione di fuga. Senza l'avrei perso prima. Sono interventi più o meno standard questi. Siamo stati fortunati questa volta, come sfortunati in altre, che siamo riusciti nell'obiettivo, diciamo, no? Sì. Ventesimo anno questo che lavoro in polizia, io questa percezione che voi dite di aumento o diminuzione, ci sarà a livello statistico, c'è stato un incremento sicuro, un aumento, ma non la vedo, non la leggo così tragica. Chiaro, chi è stato toccato direttamente avrà una percezione diversa, avrà una paura che porterà avanti nel tempo e questo senso di insicurezza che non puoi colmare. Posso metterti due agenti di polizia fuori di casa? Comunque tu ti addormenterai col pensiero che qualcuno entri in casa ugualmente. Lo sanno bene Hélène ed Alessandro. Qui ad esempio dove scendevo io, lasciavo la bicicletta qui, la prendevo per andare a scuola, uscendo dal cancello, e vedo che sono cambiate un po' di cose. Queste palme erano alte 10 centimetri ai tempi. Fa un certo effetto perché effettivamente sono tanti anni che non vengo qui e... So, vedi proprio la casa dove abitavi? Sì, sì, quella è proprio la casa e fa un certo effetto perché ho tantissimi ricordi, ci ho vissuto praticamente tutta la gioventù, sono stato qui 17 anni. È la prima volta che torni? Che torno in questo punto preciso, sì. Sì, sono 11 anni che non passo da questo posto. Undici anni dopo, il ricordo di quanto accaduto a Riva San Vitale è ancora vivo. Io posso raccontare la mattina che mi sono svegliata un po' così, un po' strana, un po' sonnata, colazione eccetera, e poi mio figlio doveva uscire per andare al lavoro. Apro la porta e vedo che la mia macchina non c'è più. E ho trovato tutto il mio beauty case di gioielli buttato nel prato, vuoto. I gioielli di famiglia spariti. Derubati nella notte, senza accorgersi di nulla. Noi non l'abbiamo realizzato subito, ma ci hanno poi informati che hanno addormentato sia il cane che noi con delle bombolette spray. Chiaramente lo shock del fatto che ti entrano addirittura in camera è stato molto forte. Per quanto riguarda invece lo shock che c'è tuttora e che forse sotto certi aspetti è un po' presente in questo periodo, è che il mio papà e la mia mamma sono morti. Io non ho più i loro ricordi. Questo è il peggio. Non è una questione economica perché l'assicurazione ha pagato e ha pagato tanti soldi. Ma adesso che non c'è più il mio papà e la mia mamma, non ho più niente. Questo è... La recente scomparsa dei genitori di Hélène ha riaperto in lei una ferita mai sanata. È una brutta cosa quello che fanno queste persone, veramente brutte cose. Dopo il furto, la famiglia cambia casa, ma non basta. Ogni tanto ho ancora il flash di quello che è quell'esperienza. In quel momento lì ti rendi conto che non hai ancora elaborato del tutto quello che ti è successo. Però per superarlo semplicemente devi fare quello che fai di solito, non pensarci troppo, altrimenti rischi di vivere in una costante spirale di ansia e paura, credo. Non lo auguro a nessuno, ecco. Per Alessandro, l'elaborazione di quell'esperienza va avanti da anni. Per altri, come gli inquilini dei palazzi di Pregassona visitati dai ladri, è solo all'inizio. I bambini soprattutto, il piccolo che ha 3 anni,
È stato più di un mese a dirmi che i ladri, secondo lui, avevano gli artigli, perché vedeva tutti i graffi sulla porta. La grande, che comunque ha più coscienza, ha quasi 9 anni, lì è stata più difficile perché per diversi mesi non si alzava di notte, aveva paura se c'era il buio. Una volta si è svegliata, si è messa a piangere dicendo che qualcuno era entrato in camera sua e le aveva cambiato l'orario della sveglia. Impossibile, però. Perché poi tutti i giorni a venire si ha sempre paura di lasciare casa vuota, che non ci sia nessuno, perché rimane la paura che possano rientrare, perché alla fine ti senti violato, parliamoci chiaro. Beh, lo shock di quando si subisce un furto rischia di non abbandonarti, di non abbandonarci mai quando si verifica. E con noi questa sera c'è la psicologa d'urgenza del Care Team Ticino a supporto delle vittime di eventi traumatici, Nadine Metzler. Buonasera. Buonasera. Buonasera, salve, buonasera. Salve. Prego, si accomodi. Beh, allora, signora, lei ha visto questi filmati, ha sentito la paura, le preoccupazioni, la rabbia, le conseguenze a lungo termine. Cos'è l'aspetto che l'ha colpita di più di quello che ha visto e che anche un po' si ritrova nell'esperienza di chi subisce un furto? Allora, a me ha colpito innanzitutto il primo filmato in cui nell'immaginario collettivo abbiamo l'idea del ladro, di una persona di sesso maschile che corre, che è veloce, che agisce al buio, e questo discosta con quello che abbiamo visto, che si trattava di essere tre giovani adulti, giovani adulte in pieno giorno, con tutta la pacatezza e la tranquillità del caso, andavano a violare l'intimità e il luogo sicuro di una casa. E rispetto a quello che si sentirebbe di dire alle persone che sono lì adesso stasera a Pregassona a seguirci? La mia totale comprensione e le reazioni che loro adesso hanno elencato, quindi la paura, il senso d'abbandono, l'angoscia proprio, no? E la paura di lasciar casa, sono reazioni che noi conosciamo bene e che dobbiamo, come dire, cogliere e direi elaborare. Come si fa a elaborare un trauma di un furto così? Allora, noi abbiamo delle reazioni acute nelle prime ore, nei primi giorni, nelle prime settimane, e poi abbiamo delle reazioni poi a lungo termine. È chiaro che l'essere umano è resiliente, quindi se le reazioni immediate calano col tempo, voilà, abbiamo tra virgolette risolto la pendenza. Ma se queste reazioni, quindi i disturbi del sonno, la paura che rimane, la paura di lasciar casa e come dire, trovarsi poi alla fine nella propria fortezza, che fortezza non è. E quindi questi sono poi tematiche che noi dobbiamo andare a ripescare, a elaborare con quelli che poi noi andiamo a chiamare pazienti. Ecco, c'è un problema anche legato alla percezione della sicurezza. Abbiamo visto che ce n'erano molti di furti 10 anni fa, c'è stato un calo continuo, a parte quest'ultimo rimbalzo, no? Eppure abbiamo sentito anche nel nostro sondaggio all'inizio, poi lo andiamo a verificare, che c'è invece una percezione che fa dire alla gente che ha più paura di allora e c'è più rischio di furti oggi. Ma questo è una cosa che si ripete nel tempo. Noi stiamo parlando di 10 anni fa, anche 15 anni fa, avevamo il doppio dei furti con scasso nelle abitazioni in Ticino, il doppio nel senso che erano 2.400 di fronte al migliaio che abbiamo adesso. Però è una sensazione legata a tanti fattori, e quello di... diciamo il riflesso che si ha dalle notizie, dai media e anche dai social media adesso, che diffondono direttamente delle informazioni, una visione distorta o estremamente focalizzata, più che distorta, estremamente focalizzata su delle situazioni, e questo accresce la paura di poter diventare vittima.
diciamo così, in barba, tra virgolette, ai dati. Ai dati. Cosa vuole aggiungere? C'è una correlazione, no, tra la paura e la realtà? Allora, tra percezione e realtà conosciamo che non sono correlate, non c'è. Quindi non c'è proprio. È chiaro che l'influsso dei social media, senza filtri e senza regole, va ad alimentare poi la paura, anche perché vado a leggere la notizia del furto del mio quartiere e a quel punto sono ancor più, posso essere colpito e quindi mi posso ritrovare, come dire, nella stessa situazione del mio vicino, eccetera. Dall'altra parte non bisogna nemmeno non raccontare i fatti, però l'importante, certo, penso, e lo scopo anche di trasmissioni come questa, è quella di creare un contesto. Raccontiamo sì i fatti di Pregassona, ma cerchiamo di contestualizzarli e di dare un quadro più globale per far capire che la realtà forse non è solo quella legata al fatto singolo. Ecco, credo che sia un po' questo è il nostro scopo e speriamo che aiuti. Ecco, questo non toglie comunque la paura, le preoccupazioni, no, di chi vive, certo, in un determinato punto. Il nostro cervello registra le notizie negative e prende atto di quelle positive. Ecco, allora sentiamo, vuole aggiungere qualcosa? Sì, volevo aggiungere che mi trovo molto sulle parole che hanno detto la signora e il ragazzo, cioè il fatto di sentirsi violati, sentire che un intruso si è introdotto in casa, un estraneo, e quello che ha accennato la signora del fatto del valore affettivo dei gioielli, che non li avrebbe probabilmente mai venduti, come quasi nessuno di noi che ha gioielli in casa, era un valore affettivo, e quello è, colpisce ancora di più del valore dell'oggetto stesso. Quei gioielli lì, avrebbe dovuto fare qualcosa lei per adesso con l'assicurazione, riesce? Ecco, questo sì, con l'assicurazione posso, visto che i tempi televisivi sono stretti, posso dare un consiglio veloce a chi... Sì, ecco, da esperto ormai, visto che c'è passato. Da esperto, in realtà è un consiglio che mi ha dato la stessa polizia. Fare una foto ai gioielli, se possibile, se sono di un certo valore, magari farli stimare, perché questo risulta più facile, stilare l'inventario, perché noi probabilmente una buona parte ci siamo anche dimenticati i gioielli, perché sono gioielli di 30 anni fa. E se proprio uno volesse, come facevamo noi, tenere dei contanti per l'emergenza, eccetera, chissà, fare una foto ai numeri di serie, quello... può aiutare la polizia. Forse non bisognerebbe tenere i contanti. Forse non bisognerebbe, però 5 minuti di lavoro, foto di tutti i gioielli e foto dei contanti. Dei gioielli di sicuro, anche dei contanti, può essere un'idea. No, è un'idea, ma è anche un consiglio che poi pratico, puntualmente magari viene dato a chi è in difficoltà poi nello stilare da una parte in maniera completa la distesa, ma dall'altra anche poi a sostenere che questi oggetti li aveva veramente, perché questo è un aspetto. Allora, esatto, un attimo torniamo a Pregassona. Eleonora, come va il sondaggio? C'è ancora paura, preoccupazione? Continua questa idea? Il sondaggio, diciamo, conferma i dati iniziali, perché siamo al 57% che dice di temere più i furti oggi rispetto al 13,8% che li temeva di più 10 anni fa. Il 29%, 30% dice che è uguale, la paura è la stessa. La paura è la stessa. Allora, vediamo un po' da Pregassona come reagiscono a questo sondaggio. Paola. Sì, qui annuivano al sondaggio, la paura oggi è maggiore che 10 anni fa fra queste persone, annuivano anche quando la dottoressa descriveva un po' come quali sono le reazioni dopo, quando ci si trova in queste situazioni, soprattutto la paura, vi ho visto annuire tutti insieme alla paura di lasciare casa in questo momento. Qualcuno di voi ha pensato magari, come hanno fatto queste persone nel servizio che abbiamo sentito, di veramente di cambiare casa proprio per superare la paura di questi furti? Io sì. Lei sì? Io ci penso spesso, perché proprio il fatto di avere 2 bambini a casa, c'è la paura per me di più, non so gli altri, ma proprio tanta paura. Quindi sta cercando, sì, attivamente adesso di cambiare casa, vuole, sì, andare da un'altra parte? Sì. Ma questo, dottoressa Metzler, può essere una buona reazione, può avere degli effetti positivi per superare un po' questo trauma? Allora, se io trasloco casa, oltre al mobilio che trasloco e tutti gli utensili della casa, trasloco anche me stessa e quindi trasloco anche le mie paure, se ho ancora queste paure. Quindi è possibile che poi traslocandomi porto le paure nella nuova casa. E quindi si tratta di andare a elaborare queste reazioni, queste paure, questa angoscia. E parlando proprio di bambini, i bambini copiano ciò che noi
facciamo ciò che noi sentiamo. E quindi si tratta di andare a lavorare più sull'adulto e poi sul bambino, se così piccoli, perché la signora parlava di bambini molto piccoli. Lavorare vuol dire andare a rivolgersi a uno psicologo? Andare a lavorare se c'è questa proprio. Paura, quindi proprio... Allora, se è così invalidante, invalidante sì. Però dobbiamo dire anche una cosa, non possiamo avere tutto sotto controllo. Questo è il rischio, fa parte della vita, lei dice, certo. Paola! Sì, forse un'altra cosa che voi avete fatto, lo abbiamo sentito nel servizio, avere una chat di gruppo per scambiarvi anche delle informazioni. Sta funzionando? Vi siete forse insomma dato qualche indicazione sì, utile? Sì, noi quando c'è qualche cosa che non faccia sospette, così iniziamo a scriverci, qualcosa che non va ci scriviamo. Siamo in pochi in questa chat. Pochi ma buoni. Ci aiutiamo, sì. E questo forse è un'altra domanda per la dottoressa, perché forse può essere utile anche, come dire, l'unione fa la forza e condividere anche le preoccupazioni, forse è qualcosa che aiuta in questi momenti. La condivisione e la solidarietà sì, se non viene alimentata con nuovamente con la paura, perché sennò io assumo e come dire... mi prosciugo anche della tua paura, a quel punto ho la mia e ho anche quella del vicino, e a quel punto diventa poi come dire un gatto che si morde questo, un gatto sì. Che si morde la coda. L'ho notato personalmente. L'ha notato personalmente? Sì, 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 ci sono alcuni vicini che sono, potrei dire, quasi più spaventati di noi, di in voi. Un certo senso. Sì. Certo. Ha ragione, sì, sono d'accordo. Allora, io direi che possiamo andare verso la conclusione, magari, visto che abbiamo trattato questi aspetti, dando anche qualche consiglio pratico, molto pratico, una specie di tutorial antifurto, ve lo riassumiamo in un brevissimo servizio e poi concludiamo. Il servizio è ancora di Gio Pierace e Gioele Di Stefano. Come difendere casa dai ladri? I consigli del sergente maggiore Patrick Cruchon, addetto alla prevenzione della polizia cantonale. Iniziamo dall'esterno. Qui sicuramente abbiamo un'ottima sicurezza, un'inferriata immurata, quindi con nessuna possibilità di toglierla. Però lì ho visto la scaletta, potrei posizionare la scaletta sul prato per raggiungere la finestra senza inferriate. In giardino non va lasciato nulla che possa permettere ai ladri di entrare. Luci esterne con sensori di movimento possono essere una misura efficace per dissuadere i ladri. Ed ora la porta d'ingresso. Allora, in questo caso la sicurezza bassa non funziona più, è rotta. Il blocco superiore funziona regolarmente e l'anta, proprio l'apertura, ha un solo punto di fissaggio. L'ideale sarebbe averne almeno tre. Prima di uscire di casa bisogna chiudere accuratamente porte e finestre anche in caso di viaggi e spostamenti di breve durata. Entrando, la bicicletta non è assicurata al muro, potrei entrare e andare via con il monopattino, ma anche con la bicicletta. E la batteria? Sempre meglio portarla in casa. Andrà meglio con la porta dell'appartamento? In termini di sicurezza siamo al minimo. Non ci sono nessuna blocco supplementare, è una porta con una serratura semplice, quindi qui se per caso qualcuno lascia aperta la porta principale dello stabile, l'autore non viene notato entrare e quando arriva qui, veramente con un cacciavite e un po' di leva, un po' di forza, la porta viene aperta. Qua vita facile. Qui a vita facile. Come rimediare? Una porta blindata sarebbe l'ideale. Oppure almeno con chiusura a tre punti. Per le finestre? Bene, sono di ultima generazione, con doppi o tripli vetri e chiusure a tre punti. In quella posizione potrebbe essere utile mettere una videosorveglianza che riprende la parte privata del posteggio e anche l'entrata di casa. La videocamera va posizionata in alto, in un punto dove non può essere manomessa. L'auto parcheggiata sotto casa è al sicuro? La macchina bisogna sempre chiuderla a chiave. Ma non basta. Importantissimo è non lasciare nessun oggetto
a vista. In questo caso, per esempio, c'è una custodia per un paio d'occhiali di marca. Potrebbe essere già più che sufficiente per un ladro per dire: io voglio quegli occhiali, e quindi rompo il vetro e entro per rubare gli occhiali. Anche il finestrino socchiuso non è una buona idea. Per esempio, con un ferro potrei entrare ed aprire la porta, o più semplicemente solo con la forza fisica potrei prendere e aprire e quindi riuscire a entrare. Anche i vetri chiusi completamente. Pochi semplici accorgimenti per evitare brutte sorprese. Grazie. Ebbene sì, consigli utili, necessari, non ci stancheremo mai di ripeterli. E beh, forse sarebbero serviti anche lei, perché lei la sua porta era un po' tipo quella lì, sì, che si abbatteva facilmente. Esatto, infatti le posso raccontare che dopo aver subito il furto, sul sito della Polizia Cantonale ho trovato delle informazioni, decine di pagine di informazioni che mi avrebbero aiutato a prevenire. Con qualche centinaio di franchi spesi prima, forse i ladri avrebbero dovuto usare un trapano, fare rumore, avrebbero allertato i vicini. Questo è solo un esempio, prendendo spunto dal filmato. Quindi consigliamo di andarlo a fare, andare a vedere sul sito, sì, della polizia queste informazioni, perché appunto basta poco, no, per risolvere. Chiedere anche consiglio alla polizia. Chiedere, sì, anche consiglio. Allora, sono dettagliatissime. Dettagliatissime, bene. Adesso le ha messe in pratica. Sì, adesso piano piano, con i tempi. Pian piano ci vogliono i tempi tecnici. Ma ecco, l'aumento, per esempio, in quest'ultimo anno, evidentemente ci saranno diversi fattori, ma c'è anche un fattore legato a come ci si difende, come abbiamo visto nel filmato, oppure è indipendente? Ci può essere una correlazione, soprattutto se il palazzo non è moderno o non è ammodernato. Però di principio, se io sono ben difeso, magari il ladro guarda più vicino a vedere se trova qualcosa di più facile. Oppure si impegna di più e riesce comunque. Quindi è un continuo rincorrersi. Cosa vuole dire stasera? Per me è importante che la polizia continui ad avere una certa prossimità, che mi sembra che è quello, esempio, che chiedono. È richiesta e non sempre percepita. Noi domani abbiamo le nostre porte aperte, che facciamo una volta ogni 5 anni a Lodrino dalle 9 di mattina. Quindi e lì sarà possibile anche chiedere consiglio, vedere con anche quei consigli che diamo sul sito, sarà possibile vederli anche in loco e magari portare le proprie esperienze. Domani a Lodrino non ci saranno furti di sicuro, perché c'è di tutta la polizia. Ce lo auguriamo. Almeno quello, speriamo, no? Allora, signora Metzler, in conclusione, ha sentito tante cose questa sera. Che cosa vuole come messaggio lasciare? Io vorrei lasciare il messaggio alle persone di Pregassone, no, e non solo a loro, chiaramente. No? Adesso diamo anche la parola. Voilà, il discorso di provare a tornare alla quotidianità, alla routine, sapendo però che non possiamo avere tutto sotto controllo. Questo è la vita. È la vita. No? È la vita, certo, è la vita. Allora, Paola, in conclusione, una battuta anche da Pregassona. Sì, qui mi si fa notare sulle misure di sicurezza che a volte cambiare porte o finestre quando si è inquilini nei palazzi non è così facile come quando si è proprietari. E in conclusione però vorrei chiedere a voi proprio una battuta. Questa serata in qualche modo vi ha un po' fatto sentire un po' meno soli, un po' meno abbandonati? No, perché con la teoria va bene, è la pratica. Vediamo la pratica, se cambia qualcosa. Quindi per voi l'importante è che cambi, sì, qualcosa, che non, vi sentiate. Non è questo che mi ha tranquillizzato stasera, perché io ho capito che mi devo difendere da sola. Cosa vuol dire difendersi da sola? È mettermi l'allarme, che ho già, videosorveglianza, allora, eccetera, eccetera, eccetera. Su questo credo che non ci sia niente in contrario, no, da parte vostra. Assolutamente, anzi, diciamo che viene disincentivato quello che ha fatto il collega giornalista. Che ha rincorso. Però io ripeto, ma noi giornalisti vogliamo anche, però chiedere veramente o sollecitare ancora il contatto con la polizia, che può dare dei consigli utili, questo è importante. Allora, consigliamo di andare a Lodrino domani alle signore. Sono invitate. Sono invitate, benissimo. Allora, io vi ringrazio, speriamo davvero comunque che questo tipo anche di esperienza sia stato utile anche per chi ci ha seguito, perché sono riflessioni importanti da fare, e quindi davvero grazie moltissimo per essere stati qui, grazie anche a tutte le persone collegate da Pregassona. Noi finiamo qui, però in realtà questa sera noi finiamo, ma c'è qualcuno che inizia con una nuova serie di un programma che avete già imparato a conoscere, ed è
cliché. E allora, questa sera con noi nel nostro studio eccezionalmente ospitiamo il suo autore e il suo presentatore Lorenzo Buccella. Ciao Lorenzo. Ciao Lorenzo. Allora, si ricomincia dalla fine. Ti ho dato un assist straordinario. Si ricomincia dalla fine, sì. Abbiamo voluto fare questa sorta... Sei l'unico che sa ricominciare dalla fine. Abbiamo voluto fare questa capriola per ricominciare nel nuovo studio. Andiamo a indagare tutte le sensazioni di fine che si respirano nel mondo di oggi, lo facciamo con una giornalista come Barbara Guerra sull'attualità, con un filosofo come Massimo Cacciari, ma andiamo anche con l'alto e basso continuamente zigzagando, andremo a indagare per esempio la paura dello spoiler, cioè di chi ti spiffera la fine o il finale di un film o di una serie, o ancora delle curve, se vuoi, più delicate, esistenziali, come per esempio il trapianto, la donazione del trapianto degli organi con Paolo Merlani delle OIC, perché lì c'è la tragedia di una fine, può diventare la speranza di un inizio. E speriamo anche la fine dei furti. Speriamo anche la fine dei furti. Va benissimo, io ti ringrazio tantissimo. Noi davvero invece, per noi è la fine di questa trasmissione. Noi siamo davvero arrivati alla fine. Ci vediamo venerdì prossimo. Venerdì prossimo, disastri, chiavi in mano. Parleremo del Far West, della costruzione, dite inadempienti, lavori malfatti, denunce, insomma... Tutto quello che non vi nemmeno immaginate possa succedere quando si costruisce casa. Ci vediamo venerdì, presenta la collega Paola Leoni. A venerdì, grazie a tutti, arrivederci.